Apriamo la pagina sportiva parlando di calcio. Il vicepresidente della Lucchese Giannecchini lascia la carica e se ne va sbattendo la porta in faccia al presidente Andrea Bacci. L'uscita dal CDA non si prospetta però indolore. Sentiamo. L'uscita dell'ex presidente della Lucchese Nicola Giannecchini dal consiglio di amministrazione della società presieduta adesso da Andrea Bacci non può e non deve passare come un normale step di crescita della struttura. Giannecchini infatti non solo se n'è andato, ha anche sbattuto la porta e non si può far finta di non aver sentito il rumore del botto, anche perché lo ha provocato un personaggio così elegante e così intelligente, un imprenditore che ha sempre dimostrato correttezza, attaccamento ai colori e capacità di gestione societaria. Fu proprio Giannecchini che lo scorso anno spinse i suoi soci affinché la Lucchese finisse nelle mani di Bacci anziché in quelle del Ligure Perpignano. Così come con il coraggio e la correttezza che gli si addicono, pare sia stato proprio lo stesso Giannecchini l'unico a sostenere Bacci durante il consiglio di amministrazione nel quale a maggioranza si decise il futuro di Bruno Russo. Sbattendo la porta, Nicola Giannecchini ha voluto richiamare l'attenzione di tutti coloro che stanno sonnecchiando e giustificando una società inesistente, una società che non ha avuto il coraggio di cedere a Lucca United l'1% lasciato dal buon Alberto Francesconi, una società che dopo 3 giorni di lavoro al calciomercato di Milano ha potuto depositare in Lega soltanto i contratti degli unici 4 giocatori di cui era già proprietario dei cartellini. E poi ci sono i ritardi nei pagamenti, l'assenza totale di uno staff tecnico che aspetta ancora i soldi della scorsa stagione. Mentre gli altri ingranano la quarta, la Lucchese, che fino a ieri pareva ferma, adesso ha messo addirittura la retromarcia. Nel frattempo il Viareggio ha raggiunto l'accordo con il centrocampista Angelo Buglio. 34 anni, l'anno scorso alla Pistoiese, Buglio in passato ha vestito le maglie della Lucchese, del Castelnuovo, poi Savona, Carrarese e Alessandria. Si tratta di un elemento esperto per una zona nevralgica del campo. Oggi intanto l'ex presidente del Viareggio Stefano Dinelli e i suoi collaboratori hanno salutato i tifosi nel corso di una conferenza stampa ripercorrendo i 10 anni di successo. Il presidente del Viareggio Stefano Dinelli ha scelto lo stabilimento balneare Balena 2000 per congedarsi insieme ai suoi più stretti collaboratori dopo 11 anni alla guida della società bianconera, presa in eccellenza dopo il fallimento e ricostruita alla grande arrivando fino in Lega Pro in prima divisione. Insieme all'architetto Giancarlo Affatato, che ha curato il passaggio con la nuova proprietà, ora il Viareggio è gestito dalla famiglia Filippi Pelli, quindi un futuro diverso rispetto a quello di prima. Io sono contento per quello che abbiamo fatto in questi 11 anni. La mia soddisfazione è quella di aver fatto qualcosa per la città e quello che ho fatto credo che possa rimanere lì a testimonianza che si può fare qualcosa anche con poco. Basta avere il cuore, il coraggio e la capacità di sacrificarsi e l'umiltà. Questo è quello che abbiamo avuto noi come gruppo, non eravamo nessuno nel calcio e siamo arrivati ad essere rispettati. Oggi siamo una società che ha un certo carisma all'interno della Lega Pro, quindi vuol dire che abbiamo fatto un buon risultato. Lasciamo il testimone a chi ci proseguirà l'avventura sperando che possano fare ancora meglio di noi. La città spera che questa famiglia Filippelli che è arrivata al posto di Stefano Dinelli possa portare avanti questo progetto. Ma di tutte le offerte che sono arrivate questo gruppo penso che sia il migliore, quello che ha più fondamenta. L'attuale presidente è una persona molto molto seria, hanno tante ambizioni, adesso cerchiamo di capirli come escono al pubblico e quando, se sono rosso fioriranno. Ecco. In questi 11 anni della gestione di Nelli, da segnalare la vittoria della Coppa Italia nazionale in eccellenza, la finale di Coppa Italia con il Latina e il ritorno in Lega Pro, il lancio di giocatori, direttori sportivi e allenatori nel calcio che conta. Insomma, Stefano Dinelli ha davvero lasciato il segno nella città e nella storia del Viareggio Calcio. E parliamo di giovani talenti, giovani campioni che crescono, record di iscritti al quinto Memorial Everardo Pieri, torneo federale categoria
Under 10, 12, 14 maschile e femminile che dal 2010 è intitolato all'indimenticabile Maestro Pieri che per tanti anni ha lavorato al circolo tennis Bagni di Lucca. Le categorie hanno visto i vincitori Alessio Pierotti su William Paolini, Camilla Baldaccini su Nalin Negara, Francesco Dinelli su Francesco Magnani, Marco Marcello su Lorenzo Schiasselloni. E questo è tutto per le notizie sportive, a tra poco con la terza parte del TG Noi.